L'articolo 5 è la norma della legge italiana sul diritto d'autore che crea quello che io chiamo public domain by law, cioè il pubblico dominio per legge, cioè i casi in cui è la legge stessa a dire che una opera creativa non è sotto diritto d'autore. Dice l'articolo 5, le disposizioni di questa legge, cioè della legge sul diritto d'autore, non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. Attenzione, ho messo in rosso testi degli atti ufficiali perché non essendoci giurisprudenza su questa norma, cioè non essendoci importanti decisioni dei giudici, dobbiamo fare riferimento alla dottrina giuridica, a quello che hanno detto gli esperti del diritto in decenni di letteratura giuridica, e il consiglio, l'indicazione di questi esperti è che la norma vada interpretata in senso molto restrittivo. Quindi se la norma ha detto testi degli atti ufficiali, dobbiamo fare riferimento solo ai testi. Quindi proviamo a pensare quali sono gli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni che sono puramente testuali. Pensate alle leggi, alle delibere delle varie pubbliche amministrazioni, dei comuni, delle regioni. Pensate anche alle sentenze, per noi giuristi è una delle forme più importanti di approvvigionamento di informazione giuridica. Cioè la sentenza di un giudice viene messa in nome del popolo italiano, quindi c'è davvero un giudice, c'è una persona fisica che scrive quest'opera, che è un'opera creativa, perché scrivere una sentenza richiede una competenza intellettuale non da poco. Ciò nonostante, in quel momento il dottor Mario Rossi del Tribunale di Milano non sta agendo in nome per conto di se stesso come autore, ma appunto come giudice del Tribunale di Milano, e emette la sentenza in nome del popolo italiano. Quindi i testi delle sentenze rappresentano un classico caso. Si pone il dubbio ovviamente di tutti quegli atti ufficiali che non sono pienamente testuali. Pensate ad esempio al piano regolatore di una pubblica amministrazione, di un comune. Il piano regolatore è fatto non solo di testo, ma anche di tabelle, di mappe, disegni e via dicendo. Effettivamente in quel caso non si capisce bene se la norma si possa applicare o meno anche a questo tipo di creazioni. E negli ultimi anni, nell'ultimo decennio in cui è emerso il tema dell'open data, cioè dei dati delle pubbliche amministrazioni, ci si è posto il problema se appunto questa norma potesse essere estesa anche alle banche dati e ai dati raccolti dalle pubbliche amministrazioni. La risposta è stata abbastanza unanime, cioè no. Questa norma si occupa solo dei testi degli atti ufficiali, quindi per quanto riguarda il mondo dell'open data dobbiamo fare riferimento ad altre norme, ad esempio la norma sull'open by default, quella che si trova nel codice amministrazione digitale, nell'articolo 52 che ho descritto in un'altra pillola.